Do you like his music? No. E m'han trombato, cazzo, m'han trombato. Non quest'anno, Lo scorso anno m'han trombato. Il TNS m'ha trombato, cazzo. Allora, perché mi hanno trombato? Mi hanno trombato lo scorso anno perché avevo ancora un iPhone 7 e dovevo aggiornare il telefono, mi sono perso l'iPhone X. Che è stata la grande rivoluzione degli ultimi anni, via il tasto home, si passa a full swipe, cambia completamente iOS da quel punto di vista, tutto più bello, full screen, edge to edge, come si chiama, arriva il notch, Face ID, tutte le novità del mondo, no? E quindi io ci volevo entrare, avevo ancora l'iPhone 7, avevo ancora un telefono vecchio, con il tasto home, una roba vecchia, ancora il più bello mai fatto, cioè iPhone 7 nero opaco bomba, ancora l'iPhone più bello mai fatto, in mia opinione ovviamente. E quindi lo scorso anno ho comprato il XS per forza. Cosa dovevo comprare? Il X non era più a catalogo, l'iPhone 8 una barzelletta, il XS l'unico comprabile, dovevo aggiornarlo, ho comprato il XS e sono stato anche abbastanza contento, devo dire, durante l'anno, tanto è vero che l'ho utilizzato con grande piacere fino a qualche giorno fa, quando ho appena preso, un paio di giorni fa, tre giorni fa, quando ho preso l'11 Pro, con tanto piacere che sono arrivato alla conclusione ormai che l'iPhone, o comunque uno smartphone di punta, diciamo, uno smartphone top di gamma, come si dice, può tranquillamente sostituire le camere che mi portavo prima in giro, in trasferta, per fare i miei report, per fare i miei video, per fare le mie cose in giro per il mondo, no? Ho avuto una camera mirrorless, ho avuto la Canon G7X, le ho provate tutte quante, più piccole e più grandi, e finché allo scorso viaggio in Giappone mi sono deciso, ho detto basta, continuo a usare l'Osmo Pocket per alcune robe specifiche, solamente perché è veramente microscopico, ma non porto più macchine per girare video, ma faccio tutto quanto con l'iPhone. Addirittura il secondo giorno ho sbroccato e ho detto, anzi sai che c'è, non faccio neanche più video orizzontali, faccio solamente storie su Instagram, cosa che ha premiato perché mi sono piaciute molto, bla bla bla, adesso le sto riproponendo commentate su YouTube, sono veramente il paraculo dei paraculi perché mi sto riciclando i contenuti all'infinito, uscirà anche Osaka presto, tutto questo per dire che avevo detto prima che presentassero questo corvo dai tre occhi un mese fa, due mesi fa, quando è stato, avevo detto che non l'avrei mai comprato. Uno, perché sembrava orribile e bruttissimo. Due, perché sembrava che non aggiungessero così tanto rispetto al XS. E invece è capitato l'impensabile, è capitato che m'han trombato perché è molto diverso rispetto al XS, altro che poco diverso, è molto diverso rispetto al X, è molto diverso rispetto al 7. Hanno lavorato finalmente sui campi, e proprio esattamente i campi che servivano a me, e tra l'altro i campi, gli aspetti di iPhone che sono solitamente tipici delle versioni S. Quindi questo è il vero XS, non questo che è un trombaculi. Questo è il vero XS, questo era il telefono che doveva uscire lo scorso anno e che mi sarei dovuto comprare senza farmi trombare come invece è successo, e doverlo cambiare quest'anno rivendendo il XS. Avrei dovuto comprare questo, avrei dovuto trovare questo in negozio Apple lo scorso anno. Una camera in più ultra wide, super perfetta per me che viaggio, che faccio travel vlogging, super. La camera frontale più aperta, più wide, altra roba che mi è indispensabile per fare i vlog, per fare le storie di Instagram, eccetera. Adesso dovevo usare un fisheye orrendo, pessimo, da montare ogni volta, cadeva, non cadeva, era tutto quanto poco definito. Con queste, in teoria, essendo abbastanza più wide, devo ancora verificare, dopo lo verifichiamo insieme, dovrei aver risolto. E poi batteria, fino a 5 ore in più, 4 ore in più, quante sono, grazie al processore che consuma meno e grazie a una batteria un po' più grande, anche grazie al fatto che hanno tolto il 3D Touch. Forse l'unica cosa di cui mi posso lamentare, è vero, lo usavo soprattutto per la tastiera,
Però se mi chiedi preferisci il tritritaccio oppure una batteria un pochino più grande, cioè lascia andare, ovvio, ovvio che preferisco una batteria più grande. Qui addirittura si parla di 4 ore in più, vedremo, adesso lo utilizzerò, vedremo, perché è stato un altro grande, insomma, problema che ho avuto in viaggio, perché chiaramente ti devi portare battery bank, li porterò comunque, però magari così dovrò caricarlo un po' meno. E poi il processore più veloce, chiaramente, ma su quello non ho veramente notato differenze. Era un fulmine il TNS, è un fulmine l'11. Che altro? Cosa mi sto scordando? Le cose principali sono quelle: lo schermo un pochino migliore, un pochino più luminoso, un pochino più contrastato, però veramente piccolezze. Camera in più sul retro, ottima, ultra wide necessaria, fighissima sia in verticale che in orizzontale. Ricordatevi, mi raccomando, ovviamente, che la main camera è ancora quella da 26 mm, quella 1x, che non solo si chiama main camera così per dire, ma perché ha un sensore molto più grande rispetto alle altre due. Sono tutte e tre da 12 megapixel contro i 7 megapixel del vecchio XS e X, maledizione, quindi anche lì gran salto quantico, da 7 a 12 megapixel. Dicevo, sono tutte e tre da 12 megapixel, ma hanno i sensori molto diversi tra loro. La grandezza proprio, quindi è ovvio che la main camera, quella da 26 mm, la 1x per intenderci, funzionerà molto meglio con poca luce, ed è anche il motivo per cui il night mode funziona unicamente con la main camera 1x e con quella 2x, e non funziona con la 0.5, che è l'ultra wide e che ha un sensore più piccolo, che tra l'altro dovrebbe essere uguale come grandezza, intendo, a quello della 2x. Quindi, insomma, se volete fare una bella foto, fatela con la main camera. L'ultra wide è molto figa, ma ha una definizione, ha una qualità dell'immagine inevitabilmente peggiore rispetto alla main. Così stesso discorso vale anche per la 2x, per la 52 mm, equivalente. Ovviamente qui si parla di equivalente al full frame, ma questi hanno sensori che non c'entrano un bel niente. Mi fa molto ridere che continuano a parlare di apertura. È vero, ti danno un'indicazione generale, però parlare di f1.8, f2, f2.4, di che parliamo? Dai, c'è un sensore che è microscopico, andrebbe tutto moltiplicato per, quindi sarà f27, altro che f1.8. comunque, vabbè, lascia stare questo discorso qua. Camere molto migliorate, ed è il motivo principale per cui ho speso soldi ancora anche quest'anno, ma hanno trombato di brutto lo scorso anno. Quindi ultra wide e camera frontale più wide, cosa che mi serviva di brutto. Chi se ne frega degli slow selfie lì, che non è quello il punto. E video in 4K anche con la camera frontale, altra cosa molto interessante, perché è molto comodo utilizzare la camera frontale, soprattutto se c'è una buona luminosità. Nonostante non abbia ovviamente lo stesso sensore della main camera, come dicevo prima, come grandezza intendo, tanto vale usare la camera frontale, che è molto più comoda perché riesce a vederti subito, no? Vi ricordo ovviamente di guardare la camera qui in alto e non guardare lo schermo, se non è una merda, però comunque è molto comoda e resiste in 4K. E batteria migliorata, processore migliorato, questo è il vero XS, quello invece è una tromba. In ogni caso, sappiate che il prossimo anno uscirà il vero nuovo iPhone. Quest'anno era l'anno dell'S, vero? Il prossimo anno sarà l'anno del vero nuovo iPhone. Si chiamerà iPhone 12, immagino, ma avrà un nuovo design. E quindi, se avete l'iPhone X, probabilmente vi conviene aspettare. Se avete il 7 o l'8, io dico che passare a questo ha più che senso. Ok, questo è quello che volevo dirvi, e così volevo giustificare il mio acquisto e la mia spesa, raccontarvi perché mi hanno trombato lo scorso anno. E rispondo anche velocemente a quelli che mi chiedevano se avete visto il mio video dedicato alle verdi carri. Sapete che non uso per niente custodie per iPhone, non mi piacciono le custodie, non voglio nessuna custodia sul telefono, il telefono è bello senza custodia, bla 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 bla. Non voglio discutere di questa cosa con voi, non mi rompete il cazzo nei commenti, usate l'iPhone come vi pare, io lo uso senza custodia. Però ha un problema: tutti i nuovi iPhone hanno il retro in vetro, e questo li porta a suicidarsi di continuo, cioè basta appoggiarli ovunque, che piano piano scivolano inesorabilmente verso la morte, cioè non stanno neanche, io non so, per esempio sul divano lo appoggi lì di fianco, magicamente per terra dopo pochi secondi. Cosa faccio quindi? Gli ho aggiunto un questo, vediamo se riesco a che si vede bene, è una striscia di grip per skateboard, perfetto, che semplicemente fa in modo che non scivoli più, si tiene meglio in mano e non scivola più ogni volta che lo appoggiate da qualche parte. È una mia scelta, se non vi piace, amen, mi spiace. Però per chi invece mi chiedeva, non rovina il telefono mettere quella roba? No, guardate, l'ho potuto togliere ieri, proprio è come
come non averlo mai avuto. Incredibile, eh? È proprio attacca e stacca senza problemi. Lo rimetti, fatto. Adesso l'ho messo storto, ma è già lì. E lo stacchi quando vuoi e l'iPhone torna assolutamente pulitissimo e perfetto come prima. Quindi ne taglio una nuova per il mio nuovo 11 Pro e lo metto su, lo vediamo un attimo il bancone e verifichiamo anche quella cosa della camera che era interessante. Allora, iPhone XS, iPhone 11 Pro, nero, che poi non è nero, è un grigio chiaro come si vede, grigio scuro in base all'ombra, però non c'entra proprio niente con lo scorso anno, quest'anno è opaco, l'anno scorso era lucido, è incredibile il lavoro fatto sul vetro, che sembra scavato invece in rilievo, veramente molto molto figo, molto molto figo. E cosa ho fatto? Ho scaricato da dimensions.guide il progetto dell'iPhone 11 Pro, ci ho appoggiato sopra del grip tape e l'ho ritagliato semplicemente, così ho fatto questo, no? È un po' più piccolo, ho già fatto questo lavoro, l'ho ritagliato da un semplicissimo rotolo di grip tape da skateboard che vi linko in descrizione se vi interessa. Prendiamo un attimo le così più o meno verrà a così, zoomiamo, più o meno verrà così. Sono rimasto un po' più stretto stavolta perché ho notato che se rimani un po' più dentro, diciamo, è meglio dentro la scocca, cioè lontano dal bordo è molto meglio chiaramente. Tra l'altro vi ripeto che si può attaccare e staccare abbastanza facilmente, quindi se anche lo piazzate la prima volta sbagliato o un po' storto non cambia praticamente niente, lo potete staccare e rifare. Adesso mi tengo come riferimento l'angolo in basso a sinistra e prego di beccare giusto anche il sopra, cosa che ho fatto, direi è venuto abbastanza bene, molto bene. Eccolo qua, mio gusto personale, per me è una bombissima, ci sta forse anche una striscia gialla, qualcosa di simile, però se trovo il grip giallo provo a metterglielo giallo, che mi piace molto il contrasto nero giallo, ma anche il contrasto così nerone del grip e questo grigio scuro barra grigio chiaro che cambia in base alla luce, vedete? Mi piace da matti, perfetto. Allora, vi assicuro che con questo retro qua non scivola più quando lo posate da qualche parte e si impuglia molto meglio, si tiene, oh, c'è proprio quel retro così grattugino, perfetto, in cui appoggiare le dita, eccetera. Ultimo test, che è l'unica cosa che non ho visto bene in giro, è il test della camera frontale, cioè quanto è più wide quella del nuovo 11 Pro, che è questo qua a destra. Questo è l'11 Pro, questo è il 10S. Questa è la modalità foto e qui si attiva il more wide e così è normale, quindi normale mi sembra identica a prima, però ha in più appunto il more wide che insomma apre abbastanza di più come vedete. E una cosa che però voglio verificare è se va in modalità video, cosa che non ho visto. In modalità video mi pare che l'attivi di base, non si possa più scegliere tra wide e normale, vedete? È proprio più larga di base, questa qua a destra, e non c'è più la selezione wide o normale. Torno in foto così lo rivedete. Così è normale, così è wide. In foto si può scegliere se cambiare o no. E in video no. È wide di base, il che va anche bene per quanto mi riguarda. L'altra cosa che voglio verificare è su Instagram se è già attivo, intendo, o se l'app deve attivarlo, e direi che si ripete la stessa cosa di prima, cioè è già attivo e c'è solamente il wide, vedete? Questo è lo stesso Instagram, a sinistra XS, a destra 11 Pro, camera frontale più wide sull'11 Pro, molto molto bene, è quello che volevo, ottimo, gran figata. E non c'è ancora però l'ultra wide della camera frontale, insomma quello normale, vedete, questo è a sinistra XS e sempre a destra 11 Pro, parte così che è la main camera, si può zoomare ma si poteva fare anche in quello vecchio uguale nella stessa maniera, ma non si può fare zoom out, non mi sembra, almeno io non lo trovo. Secondo me lo devono ancora attivare dentro Instagram la possibilità di utilizzare
l'ultra wide, questa cosa mi interessa molto, spero che arrivi in fretta perché è uno dei motivi per cui ho preso questo telefono, la possibilità di utilizzare l'ultra wide anche da dentro Instagram, quindi è vero che si può ovviare girando un video fuori da Instagram, è poi importante, ma è chiaro che se posso farlo direttamente dentro le app è molto più comodo. Insomma, questa è, guardate che differenza abissale che c'è tra la ultra wide, chiamiamola insomma wide del frontale dell'11 Pro e la vecchia camera del 10 e 10S, quindi veramente questo è il motivo, forse il motivo principale per cui sono passato a 11 Pro, in più l'ultra wide sul retro, le batterie, insomma le stesse cose di cui parlavamo prima. Insomma, questo è quanto, volevo semplicemente fare un video così super veloce in cui vi mostravo il nuovo 11 Pro, sono usciti un milione di video, non aveva alcun senso fare la recensione, il mio commento, tutte robe dette e ridette, le caratteristiche le sapete, le due tre cose particolari che servivano a me, che magari servono anche a voi, ve le ho dette, ve le ho mostrate, anche la differenza sulla camera frontale che era la cosa che mi interessava di più, per cui noi ci vediamo nel prossimo video, arrivano le storie di Osaka, arriva tanta roba, arriva anche Meltdown 61 tra un po', quindi rimanete sul canale, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate le notifiche, noi non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, ciao giovani.